Salve amici di PS, oggi è una giornata veramente particolare perché finalmente abbiamo un ospite importante, finalmente nel senso perché l'ho pregato, strapregato, ma oggi è qui con noi ed è il direttore dell'Alfiere, voglio farvelo vedere perché è importante, ecco la bella inquadratura perché questa rivista, dovete sapere, è qualcosa di eccezionale e adesso vado a presentarvi il direttore che ci spiegherà qualcosa in più. Abbiamo con noi ospite il magistrato dottor Edoardo Vitale che viene direttamente da Napoli. Salve, grazie a voi. Dottore, io ho voluto prima di tutto presentare la rivista perché me ne sono innamorato, ho letto qualche passaggio, qualche articolo di queste copie che lei gentilmente ci ha fatto omaggio. E questa rivista comincia nel 1960 con suo padre, prosegue adesso con lei. E veramente ci sono degli spunti storici dove anche i più distratti possono innamorarsi della nostra vera storia. È vero, si cominciò nel 1960, ricorreva il centenario dell'Unità d'Italia e quindi si era in un momento di retorica senza fine, in cui destra e sinistra si contendevano i personaggi considerati padri della patria, Garibaldi, Mazzini, Vittorio Emanuele, Cavour, ed era, nessuno parlava in modo anticonformista. C'era stato qualche libro che aveva di storici in buona fede che aveva rivelato parecchi particolari discordanti con la versione ufficiale, però l'opinione pubblica era convinta che quello che si leggeva sui libri di storia era indiscutibile. Eppure un manipolo di giovani coraggiosi a Napoli, nell'antica capitale del Regno delle Due Sicilie, comincia a dire delle cose strane, ma che non si erano sentite prima, inedite, ma cose documentate, con un modo di spiegare approfondito, con un tono serio e senza gridare slogan, ma spiegando alla gente un po' alla volta tutte le cose che erano state negate, tutte le verità che erano state distorte, le cose che erano state nascoste. E all'inizio li guardavano come marziani, perché nessuno si esprimeva in questi termini, però poi si conquistarono un certo prestigio e piano piano certe opinioni si sono rivelate fondate, la gente si cominciava a convincere. Oggi possiamo dire che certe le dinamiche di quello che accadde nel 1860 e negli anni seguenti sono diventati dominio quasi della maggioranza dell'opinione pubblica, almeno delle persone minimamente istruite, però c'è ancora tanto da fare. Certo, appunto proprio con il tanto da fare, non solo questa rivista aiuta, ma con l'avvento di internet anche i più distratti, i meno informati, hanno avuto modo di conoscere o comunque di avere la possibilità di conoscere una parte della vera storia, perché non tutto è stato fatto ovviamente, e quindi questa cosiddetta macchiolina che suo padre ed altri hanno messo lì. Poi man mano si sta allargando a macchia d'olio, grazie anche a tanti altri storici e cultori proprio di questa storia. Certamente, le verità si vanno diffondendo. Purtroppo, si lavora con scarso aiuto da parte degli storici, di professione, degli accademici, i quali per tanti anni, diciamo, hanno guardato col sopracciglio alzato, dall'alto della loro cattedra questi storici cosiddetti dilettanti. Eppure, se non fosse stato per gli storici dilettanti, tantissimi aspetti fondamentali della nostra storia non sarebbero stati rivelati. Perché non se ne sono occupati loro? Avevano da rimestare sempre le stesse verità, sempre la stessa musica? Evidentemente sì. Ancora oggi mi capita, quando vado a indagare di persona su qualche aspetto della storia del Sud Italia, trovo che magari non se ne sono occupati gli storici di professione, se ne parla pochissimo, anche quando si tratta di cose importantissime, come per esempio la riforma agraria che voleva fare Ferdinando II, la bonifica dell'intero territorio del regno. E quindi purtroppo, se non fosse stato per questi storici coraggiosi, certo, che magari hanno commesso qualche esagerazione, qualche imprecisione, ma purtroppo tante volte le prove sono state occultate, sono state falsate, e quindi non è che se vai negli archivi di Stato trovi
Tutto. Ah, alcune cose sono addirittura, molti documenti sono secretati ancora oggi. In una nazione che si ritiene È democratica. incredibile, è incredibile. Se questa, l'unità nazionale non si fonda soltanto su una ricostruzione storica, ma si fonda su un'effettiva fratellanza, su una comunanza di tradizioni, di interessi, di sentimenti, perché si ha paura di dire la verità? Perché si lanciano anatemi contro coloro che osano contestare certe verità ufficiali? Perché si impegnano storici più o meno professionisti a lanciarsi contro alcune scoperte della storiografia revisionista? Non dovreste aver paura della verità. O pensate che siano solo certe menzogne che tengono unito il paese? Questo sarebbe altamente sconfortante. Queste cosiddette menzogne, poi sul piano pratico, purtroppo non hanno mai unito il paese e lo si vede tutti i giorni attraverso quello che accade, le discriminazioni continue, il sud sempre più povero, il nord sempre più ricco. Ciò vuol dire che in effetti fratelli non lo siamo mai diventati. E approfittando di questo, fino a che c'era, il Regno d'Italia e quindi Savoia, a dominare. Poi c'è stata la Repubblica, ma per altri 70 anni non è cambiato nulla. Quindi sul piano politico, come diceva lei, siamo rimasti più o meno lì. Però io so che lei è stato non più tardi di un mese fa a Roma, ha incontrato il Premier Giuseppe Conte, giusto? Vabbè, sono andato a vedere che si diceva in un convegno al Senato in cui si parlava di eccellenze meridionali, perché comunque è importante che i veri meridionalisti facciano sentire la propria voce laddove si parla di interesse del Sud, perché è facile parlare genericamente di interesse del Sud, però bisogna avere le idee chiare su quale sia questo Certo, interesse. e io a proposito di questo volevo farle qualche domanda che probabilmente le potrà veramente interessare. Allora, noi abbiamo avuto governi di destra, di sinistra, di centro-sinistra, di centro-destra, ne abbiamo viste veramente di cotte e di crude. Da un anno a questa parte, grosso modo, abbiamo un governo relativamente di diverso rispetto agli altri. E già il fatto che Giuseppe Conte abbia avuto questa. Abbia dato questa possibilità di parlarne, eccetera. Io, in tutta modestia, conosco anche qualche esponente del governo attuale. Potrebbe esserci uno spiraglio a poter parlare con questo governo affinché possa dare uno sguardo verso le nostre problematiche? Allora, sicuramente essendo un governo oggettivamente avversato dalla grande stampa, dai mezzi di informazione, dal cosiddetto pensiero unico, sicuramente si crea una dialettica nell'ambito della quale forse è un po' meno difficile dire cose anticonformiste. Però noi sappiamo che esiste un blocco antimeridionale che non è fatto tanto da politici, ma è fatto da interessi molto ben radicati, che Certo. funziona nello stesso modo da 158 anni. Pensate che quando Garibaldi arrivò a Napoli e abolì il decreto sulle bonifiche, che apparentemente sembrava innocuo, introdotto da Ferdinando II, dopo questa abolizione, l'agricoltura del sud, per cui si era previsto un futuro di grande sviluppo con le bonifiche, col frazionamento dei latifondi, eccetera, cadde di nuovo nell'abbandono e furono stanziati per le bonifiche dell'area padana, che sono molto più facili delle bonifiche fatte qua, dove il territorio è molto più frastagliato e quindi difficile, furono stanziate per le bonifiche del nord quasi 100 vo somme 100 volte superiori a quelle delle bonifiche del sud. Allora, è di qualche anno fa la notizia per cui per il rifacimento, il miglioramento del sistema ferroviario italiano è stato stanziato per il nord lo 98,8% delle risorse contro il poco più dell'1% per il sud. La proporzione è la stessa per
dopo più di 150 anni. Questo non è un caso, perché al di là dei governi che cambiano, si è introdotto un sistema perverso di penalizzazione del Sud, che ci sta condannando a essere privi di qualsiasi attività produttiva, e non avere più un destino produttivo vuol dire non avere più giovani, non avere più giovani significa perdere le risorse migliori, insieme ai giovani adesso se ne vanno anche gli anziani, spesso che per non rimanere soli gli ultimi anni della loro vita, e rischiamo che tra 20-30 anni parleremo di un popolo che non esiste più. E noi non ci stiamo assolutamente. Certo, infatti io la sentivo in un convegno dove lei, in un incontro dove lei parlava appunto di organizzare, ma sul vero senso della parola, con personaggi importanti, seri ed esperti, un qualcosa che possa creare un movimento politico che possa in qualche modo potersi spingere affinché il Meridione abbia una visione un attimino più ampia e più univoca. Allora, sicuramente per cambiare le cose a livello sociale bisognerà operare in politica. In questo momento però la vedo prematura, perché se noi non siamo ancora consapevoli di qual è stata la nostra storia, almeno per grandi linee, se non siamo consapevoli soprattutto di quello che è stata l'identità, la nostra identità, i simboli di quella che è stata una patria, che è stato un regno indipendente per 700 anni, spesso non li conoscono nemmeno gli stessi meridionali. Allora, la rinascita dei popoli, penso al popolo irlandese, lo stesso popolo catalano, si fonda su un orgoglio identitario, una consapevolezza, diciamo, se non vogliamo dire orgoglio, perché non è che bisogna sentirsi superiori agli altri. Se questa consapevolezza manca, su cosa costruiamo il nostro destino comune? E come capovolgiamo lo scandalo dell'unico paese europeo che è spaccato clamorosamente in due, in cui la parte più sofferente del paese continua ad essere penalizzata? In una famiglia, se c'è un figlio che ha dei problemi, il più aiutato, quello per cui si destinano le maggiori risorse, è proprio lui, anche se fosse uno scapestrato. Putacaso. Ma invece nel nostro caso c'è l'abbandono, addirittura nei programmi di governo il Sud era sparito, almeno questo piccolo cambiamento c'è stato, però bisogna vedere se alle parole corrispondono i fatti, cosa di cui molto dubito. Dottore, le faccio una domanda forse apparentemente cretina, ma allo Stato italiano conviene avere una parte che loro ritengono, i settentrionali soprattutto, ritengono una zavorra, ritengono un qualcosa che non serve, che non produce? Non sarebbe meglio, al di là dell'idea meridionalista, non sarebbe meglio avere uno Stato che produce in toto, cioè per quanto è grande lo stivale si cerca? A che gli serve un popolo di morti di fame? Ecco. Allora, io a questa domanda onestamente non so dare una risposta, perché sinceramente se siamo una famiglia, allora non dobbiamo porci il problema se aiutare tutti conviene o non conviene, bisogna farlo e basta. Se cominciamo a fare ragionamenti di convenienza vuol dire che non siamo più una comunità, certo. Perché allora, se per caso allora convenisse di desertificarci, di sfruttarci, di lasciarci nell'abbandono, di farci crescere i figli e istruirli per poi sfruttarli nelle loro aziende, allora questo che cosa vorrebbe dire? Che sarebbe giustificato continuare a trattarci così? Non credo. Quindi questo problema, secondo me, ogni comunità nazionale, se il benessere dell'uno corrisponde al benessere dell'altro, penso che aumenta la concordia, si migliora tutto. Però in questo bisogna crederci tutti. Se una parte del paese non ci crede, perché da 158 anni hanno dimostrato di non crederci, certo. Se è vero che ci hanno smantellato tutte le industrie, hanno fatto fallire la principale banca del Mezzogiorno, laddove oggi si salvano banche locali di molto minore importanza con i soldi di tutti i cittadini, evidentemente questo non accade. Allora è meglio che ci convinciamo noi della necessità di far sentire democraticamente la nostra voce, perché se ci aspettiamo aiuti dagli altri mi sa che rischieremo di morire illusi. Dottore, l'ultima domanda: come si può fare, visto che attraverso quel poco che riesco a captare ho notato che ci sono una miriade di movimenti, partiti, partitini, tutti che declamano e che alzano la bandiera del Sud, ma poi sembra che parliamo lingue diverse quando siamo
magari tentiamo di stare intorno a un tavolo per cercare di creare un solo coro. Sì, parliamo lingue diverse perché i secoli delle ideologie ci hanno condizionati, ciascuno parla dal suo balcone ideologico. Invece io credo che noi dovremmo parlare da un altro balcone, il balcone del popolo. Nessuno si mette dalla parte del popolo. Mettersi dalla parte del popolo vuol dire analizzare gli interessi, i bisogni, la sensibilità del popolo, e quindi popolo vuol dire tradizione, la mentalità, il modo di vivere, quali sono i valori autentici del nostro popolo. Innanzitutto dobbiamo identificarci come popolo, ma questo la storia ce lo dice, anche se invece i libri di storia ce lo negano che noi siamo un popolo. Ma noi sappiamo che abbiamo 3.000 anni di grandissima civiltà, non è che lo vogliamo sbattere in faccia agli altri, no, è un dato di fatto, è un dato di fatto. Siamo stati uniti, abbiamo la medesima ospitalità, quando stiamo fuori dei confini del Mezzogiorno formiamo delle simpatiche comunità di meridionali, dal Tronto fino a Lampedusa, quindi abbiamo qualcosa in comune. Dobbiamo capire che cosa è il nostro popolo, cos'è la nostra tradizione, il nostro modo di vivere, e poi strutturarci e posizionarci intorno a questo, a queste nostre tradizioni, vocazioni anche economiche, culturali. Questa è una ricerca che purtroppo, devo dire, fa solo il nostro gruppo Sud e Civiltà, il gruppo tradizionalista, perché secondo me al di fuori della tradizione c'è soltanto una torre di Babel che non ci porta da nessuna parte. Io la ringrazio moltissimo, lei ha accennato a Sud e Civiltà, magari ne parleremo la prossima volta, perché so che deve andare appunto ad un incontro importantissimo a cui lei tiene tanto. Sì, sì. Non sveliamo. Non sveliamo, non sveliamo. La ringrazio molto. Grazie a lei.